Lorenzo sta per iniziare gara 2 in quel di Varano, dopo una gara 1 spettacolare all'insegna di una sfida clamorosa tra Lusso e Vitali. Mentre si posizionano, si collocano ai nastri di partenza, si accendono i semafori, si spengono, impennatina, via, partiamo. Niki Lusso, Vitali, ti chiedo dopo Ale un pronostico. Mentre parte alla grande Lusso, c'è Vitali in seconda posizione, mentre si infila praticamente Lorenzini in terza. Buona, bella partenza on board con Cristini e Matteo. Che gara ti aspetti in virtù di quella meravigliosa gara 1 che abbiamo visto prima? Sicuramente ci troviamo davanti a una gara che sarà combattuta tra Vitali e Lusso. Io metto una fish su entrambi. E mette le fish, e questo mette sempre le fish. Ma dove siamo? Al casino che metti le fish? Più che altro mi sembra un casino qua tra i ragazzi. È un casino tra i ragazzi. Sento che è affinato ancora questo accento emiliano. Mentre andiamo on board proprio con Niko Lusso, Ale, lui è campione della 2019, motivato a difendere il titolo. Grande gara contro Vitali in gara 1. Chissà gara 2 che cosa ci aspetta. Li vedo belli incazzosi più che mai. Tutti, mi sembra una gran bella partenza. Mentre nelle parti dietro, Attenzione. Corsaro rimane leggermente indietro, è aperto e il suo avversario si infila all'interno. Si è infilato all'interno anche in maniera abbastanza importante, Ale. Bravo Tommaso ad abbassare, a sfrizionare, perché sennò lì si rischia la collisione e se cado nel patatrack. L'ha lasciato passare, sicuramente non poteva chiudere all'ultimo. Ultimato a proposito, Ale, il primo giro. Lusso, Vitali, Lorenzini che a gara 1 ci ha abbandonato, nonostante stesse facendo una grandissima gara. Iotti, Capocasale, Sala, Corsaro, Trombina, andiamo on board con Marcello Castagna. Ale, dai, fammi un po' dimmi qualcosa di bello. Ma emozionami. Dirti che i ragazzi sono tutti lì, stanno spingendo tutti forte, mi sembrano tutti belli compatti. Il secondo giro sicuramente, eccolo qui, già dei distanziamenti. Andrea Vitali non ritorna più dietro. Chi è? Laura se n'è andata, Lusso se n'è andato e non ritorna più, ma lì c'è Vitali. No, Lusso è davanti, Luca. Sì, ma non mi sembra che sia andato così tanto via, anche perché scappando, ragazzi, si stanno divertendo, mi sembra tanto e stanno andando via. Effettivamente sembra ancora una corsa 2, chissà che non ci facciano divertire come in gara 1. Ale, io ti dico occhio a Lorenzini, perché in gara 1 si è eclissato, ma è un pilota estremamente dotato che può tornare. Mentre inizia un po' a alitare Vitali, mamma mia che bella inquadratura, le piega, doppia piega. Ti chiedo qual è l'adrenalina anche di avere un qualcuno che hai dietro col fiato sul collo, perché tanti si fanno sempre l'idea di chi deve inseguire, ma chi è inseguito quanta pressione ha addosso? Nella parte qua, nel secondo giro, terzo giro, abbiamo visto subito un Vitali che studiava Lusso. Penso che stia mettendo molta pressione per capire anche le traiettorie che... Eccolo lì! Finirsi. Eccolo lì, Andrea! Ci prova Ale in esterno, ti chiedo secco, ce la fa o no? Per me no! No. Infatti chiude, respinge al mittente Niko Lusso. Ricordiamo che Andrea Vitali è una giovane promessa, stanno dando spettacolo e bagarre. Stessa cosa anche qui con Tommaso Corsaro. Andiamo on board, mentre vede la sfida tra Sale e Tomin. Corsaro potrebbe anche lui, secondo me, rientrare in questa grande e meravigliosa sfida. Anche qui bella sfida, Castagna alle spalle di Cristini che sta iniziando a studiare gli avversari. C'è uno spaziamento, Ale, tra le varie moto, evidentemente segno che se le stanno dando di santa ragione. C'è tanto rispetto tra i piloti, ma secondo me qualcosa lo vediamo a livello di sorpassi, anche perché veramente mi sembra una bella gara. Ad esempio Lorenzini ha staccato in parte Iotti e Capocasale per andare a prendersi il terzo posto. L'idea però, che rispetto a quello che dicevo prima, mi sembra che Lorenzini ne abbia di meno rispetto a Lusso e Vitali. E torniamo infatti on board con Andrea Vitali. Attenzione all'interno di Vitali, che bello, wow! Vitali vola davanti a Niko Lusso e ti chiedo, si è fatto passare volontariamente o Vitali ha qualcosina in più? Ma probabilmente Niko ha un attimino tirato il freno a mano in questo giro, perché l'ho visto un pochettino più lento. Vitali invece ha preso coraggio, l'ha studiato bene e si è inserito all'interno. Ma che bel sorpasso, Ale! Bellissimo! Adesso è un circuito meraviglioso, lo vuoi dire? Li ringraziamo questi ragazzi che ci stanno offrendo questo spettacolo, o sei qui a cincischiare perché vuoi un'altra piadeina? No, mi sto godendo lo spettacolo, sto bevendo lo spritz. E chi si accontenta gode, diceva il Liga. Solo a metà.
Va bene comunque. Andiamo on board, lo guardate. Anche qui Iotti, autore di un'ottima gara 1, Ale, dove si è classificato al terzo posto. In fervore la sfida tra i primi due. Seguono Lorenzini e Iotti on board con Tommaso Corsaro. Ti ricordo, Ale, che Corsaro dopo un anno in Moto 4 è stato schierato nella 300, è andato subito bene anche in gara 1. Ha avuto un buon feeling, un buon approccio per essere all'esordio. Ricordiamo, Ale, è un deterrente, sicuramente sì. Questo post-Covid non ha permesso a questi ragazzi di allenarsi in maniera importante anche con le proprie moto, per avere il proprio grip, per avere la propria stabilità. Stanno facendo un miracolo. Sì, 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 sicuramente. Devo dirti che anche Lorenzini lo vedo abbastanza attento, ci sta andando dietro bene. E secondo me, Ali, ti faccio questa domanda: non è che è anche impaurito dal fatto che in gara 1 è uscito fuori e dice, piuttosto che non portare a casa neanche un punto, gioco un po' più tirato, ma cerco di andare a vincere, di rimanere in pista anche arrivando terzo? Probabilmente sta cercando di tenere il podio, quindi ci te ti do assolutamente ragione. Strano. Aia, prende spazio però, hai ragione, Vitali mi sembra... ha messo una marcia in più. Vitali, Lusso, Lorenzini, Iotti, Capocasale, le prime 5 sembrano cristallizzate e a parer mio gli unici due che si possono veramente dar battaglia per un posto combattendo sono Vitali e Lusso per la prima. Mentre andiamo, Borgo Cristini che prova il sorpasso ai danni di Carpinone. Ci riesce, Ale? Qui sul rettilineo, no? Non prova, penso perché non c'è lo spazio. No, non ce la fai, è troppo lontano, Gianluca. Troppo lontano anche perché... Tu sei abituato tra quelle moto che sgasano, strizionano. Tu che sei un amante... Lo vuoi ripetere a questi cristiani? No, io non tu sono... Che moto hai? Io vado col triciclo, Gianluca. Col triciclo? Perché adesso a Milano siamo tutti chiusi. Siamo tutti chiusi e allora apre il gas Andrea, Andreino Vitali che sta facendo una gara meravigliosa ai danni di Nico Lusso che ha fatto una gara meravigliosa in gara 1, lo ha studiato, lo ha passato in gara 1, è volato in gara 1 e andiamo anche qua on board con Marcello Castagna che sta evidentemente aspettando gli avversari. Ti chiedo, ma non è che adesso forse non li sta più aspettando ma non riesce a tenere il ritmo di quelli davanti? Secondo me invece Carpinone sta un pochettino rallentando il gruppo, Giallo, perché... vedo un Cristini sempre più vicino e un Castagna che si sta avvicinando lentamente, ma si sta avvicinando. Lentamente, si sta avvicinando. Ragazzi, io vi dico solo fidatevi di Alessio mentre i distacchi iniziano a essere interessanti. Perché Vitali sta volando, sta letteralmente volando, Ale. E se fai la comparazione tra gara 1 e gara 2, Vitali fa primo secondo, Lusso dovesse finire così, fa primo secondo. Questi due... Anche perché sarei ancora confermato come mio commentatore in seconda? No, assolutamente no, perché dopo mangio a piedi e me ne vado. Ah, anche per il prossimo weekend. Anche perché questi due qua mi sa che ci faranno divertire se vanno avanti così. Sfrizzona, gira, ruota su se stesso, c'è sempre Vitali davanti. Lusso alle spalle che sembra studiarlo, sembra avvicinarsi e ad allontanarsi. Però ti dico, Ale, la percezione è che non ne abbia per restargli in scia. Ma sembra quasi che Vitali abbia sistemato bene la sua moto per il gara 2 o eventualmente Lusso abbia fatto delle modifiche che l'hanno portato a essere un po' più lento. Andiamo a rivedere on board con tutti i replay. Sai che poi questi si divertono, queste bestiacce dei condò, a farci vedere le partenze. Andiamo qua con Nico Lusso. Guarda qui la partenza, buona da parte di Nico. Fa, impiega subito la doppia curva, rimane davanti con Lorenzini che aveva scavalcato Vitali. Adesso lo vediamo, perché qua Lorenzini ti spritola. Eccolo qua, lo vedi Lorenzini? È passato davanti a Vitali, poi Vitali pam pam, doppio sorpasso e saluta, ringrazia e dice grazie e va in in prima posizione. Qua con Marcello Castagna, Ale. Sì, ha fatto una Bikers d'accordo lì. Una partenza molto lenta. Non vorrei che abbia lasciato un po' troppo. Ha avuto un problema in partenza, dici? Secondo me sì, perché guarda, si è accodato a tutti. Vitali è una giovane promessa, è al debutto. Cioè, quindi veramente un plauso, una nota di merito adesso, a parte gli scherzi, senza fare i cretinetti, che noi ci divertiamo tanto, ma questi se le stanno dando in santa ragione. Un plauso veramente a Vitali, bisogna farlo perché sta rendendo veramente onore a questa gara, anche a Nico Lusso. Mentre andiamo a bordo con Cristini, che sta provando ancora con Andrea. Vitali che a terra plana all'inizio dell'ottavo giro. Eccolo qui, la serpentina qua, solita, la S. Bene. Mamma mia, ragazzi, che puliziale! È migliorato moltissimo, se vedi chiude bene le curve, le gomme sicuramente non gli stanno dando nessun problema,
mentre Marcello lo vedo abbastanza, abbastanza in difficoltà. La ti moto... ricordo anche che anche lui è una new entry, Ale. In uscita della seconda curva. Eccolo qui, occhio a Cristini che prova ad infilarsi in interno su Carpinone, ci riesce. Ci riesce. Chiude benissimo lo spazio. Ha pinzato bene. Affronta benissimo, straordinario sorpasso. Applausi, chapeau per questo grande sorpasso. Lo abbiamo commentato live in diretta. Ale, qui tanta tanta roba, mentre non si sono congelate, si sono cristallizzate le posizioni lì davanti. Nico mi sembra che non ne abbia più. Stanno facendo gara a sé. Si stanno accontentando? Probabilmente magari Lusso, sai, vuole portare a casa il secondo posto, magari. Dice, ce la vediamo poi a gara 2. Vediamo il prossimo circuito cosa succede. Esatto, perché mi sembra che qua Vitali abbia veramente, stia volando. Abbia preso, ti dico, a occhio e croce c'è un mezzo secondo tra i due. Sì, sicuramente. Poi soprattutto ricordati che... che Lusso... mentre entriamo nel giro 9, eh? Sì, 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 Lusso ci sta dando dentro, ma ti ripeto, conservare comunque la moto per le prossime gare potrebbe essere la scelta migliore. Setup ottimale, gomme che vanno, Vitali affronta la S, importante, la prima, dopo il rettilineo iniziale, è un gran bel vedere, è stata una gran bella gara, se ne sono date tantissimo in gara 1, poi a un certo punto Lusso ha detto ciao ciao me ne vado, timbro il biglietto e ti lascio lì, mentre andiamo on board con Corsaro. In gara 2 è stato Vitali che ha detto ciao ciao, timbro il biglietto e me ne vado. Ale, è comunque una gran bella gara, ci stiamo divertendo tantissimo anche sulle 300, anche se tu mi hai confidato nell'orecchio dopo che ti sei scassato lo spritz, hai detto speriamo che questi non mi facciano annoiare, e questi non ti stanno facendo annoiare. No, no, però occhio, è quello spritz che ti ha annebbiato la vista. Vabbè Gianluca, mi sembra abbastanza... si è avvicinato, hai ragione, sì. Nico si è avvicinato. Allora adesso ti chiedo, o questi se ne danno di santa ragione, o Vitali ha abbassato la guardia, o Lusso ha aspettato, adesso dice adesso ti voglio infilare. Dovrebbe capire perché la regia ci ha abbandonato corrente sul momento clou. Strano, chi se lo aspettava da loro, proprio da loro. Occhio perché tra un po' esce fuori il finish, cioè l'ultimo giro. Stanno per affrontare l'ultimo giro, final lap. Si è riaccodato, io spero che non ci lascino l'interno. Ma dove siete andati? Siamo tornati, eccolo qua. Lusso e Vitali ha respinto l'attacco. Mamma mia, guarda come si è girato, Ale. Si gira, lo guarda. Cosa gli fa? Un gestaccio. È abbastanza distante. Non entra, non riesce ad entrare. Vediamo se prova all'esterno. No, è ancora molto distante. Molto no. Forse qui, vediamo se prende la scia. Invece no. Andiamo on board su Cristini, che prova. L'avete fatto smadonnare, Alessio, ragazzi. Ma non puoi togliermi, c'è il momento. Quello può entrare, me lo togli, insomma. È importante entrare nella vita, lo dice anche Cristini, guarda qua. Anche per Cristini è l'ultimo giro. Sta arrivando, stanno tornando, eccoli qui, non ti abbandonano mai, Condò. Vitali, Lusso, ancora loro due, vediamo come sfrecciano, bellissimo questo onboard finale. Lusso, dai Nico. Ma come dai Nico, che fai? Ti fia uno al posto dell'altro, io ti fo allora, ti fo Andrea, ma fammi capire. Ma cos'è? Sorpasso clamoroso, hai dato da parte dei trombin. Su dentro, Lisci. Va lungo troppo. Lisci è ripassato e vince Vitali, vince ed esulta in faccia forse anche a Lusso, ma i due si scambiano un gesto, un applauso bellissimo di sportività. Terzo Lorenzini, quarto Iotti. Mamma mia, Ale, che Vitali, gara. Vitali ha avuto l'ultimo sfogo di felicità o di incazzatura, forse lo chiederemo quando fanno le interviste. No, non era arrabbiato, attenzione, però guarda dietro, no, secondo, arrivano solo la trombina, arrivano loro due con Liscia alle spalle. Ale, bellissimo però il gesto. Questa è stata una cosa bellissima, Ale. Mi è piaciuta tantissimo. Un gesto amichevole, come per dire è stata una bella gara, qua la mano. Veramente applausi, chapeau per questi due ragazzi che se le sono date di santa ragione, hanno combattuto fino all'ultimo. È stata una gara meravigliosa. Bentornati dal circuito di Varano per gara 1, classe 600 Open. Attenzione, tutto pronto? Si accendono i semafori, si spengono i semafori. Piccola impennata, è iniziata gara 1. Mi sembra una gara già piena di bagarre. Classe 600 Open, Ale, ti ricordo 13 giri, quindi qua ci sarà ancora di più da battagliare. Mentre andiamo on board subito con Michael Ferrari. Ma Michael ha fatto una bella partenza e adesso sta cercando di inserirsi verso l'esterno. La pulizia della pista ormai mi sembra
molto, molto gradevole. C'è già una staccata importante da parte di Samarani. Non ha preso il volo, di più, partenza meravigliosa, si è messo tutti quanti dietro in on board con Giordano Travagliati. Ti ricordo del Moto Ignorant, corre nella stock nella Dunlop Cup, è un pilota di sicuro valore. Avalano con la Kawasaki ha fatto veramente faville, rimanendo sempre in un gruppo importante. Sono tanti piloti, sono molto attaccati. Ale, ci divertiremo. Sì, torniamo a bordo con Michael. Michael è lì che ci sta provando, ha un po' di difficoltà sicuramente sull'uscita delle curve, in cui vedi che la moto si apre molto. Si è avvicinato tantissimo qua al diretto avversario, Ale. Sì. Non è riuscito nel sorpasso. Sta cercando di entrare, ma mi sembra che la moto... Mamma mia, ragazzi, che distacco, Ale! Ha un po' di difficoltà. Samarani, Mortali, Gasparini, Travagliati, Lobartolo, Gioia, Ferrari, Balella, Fortunati, Poncini, Pozzo, Torlaschi, Felappi, Mele, Santi, perdonami, Ale, ma è una bellissima gara con Travagliati alle spalle di Gasparini, che sta cercando di insediare il terzo posto. Sta provando da un po'. Ho visto qualche detrito, sono Ale. Molto vicino, fuori il piedino per Gasperini. E guarda, hai visto che bella staccata? Ha chiuso, alla Vale, sì, ha chiuso bene, ha fatto alla Valentino. E l'uscita è stata molto pulita. Sta iniziando a studiare l'avversario, Michael Travagliati. Mentre intanto siamo ancora on board con Ferrari, che sta provando il sorpasso alle spalle del diretto avversario. Non ci riesce, lo sta studiando. Siamo ancora al secondo giro. Che bellissima inquadratura dall'altro con i droni. Vediamo tutto il circuito di Varano. Mentre cerca di scappare Samarani, ed effettivamente ci sta riuscendo. Siamo proprio con lui in questo caso. Mentre Giordano Travagliati cerca ancora di dare filo da torcere a Gasperini. Ma sulla parte del misto devo dirti che perde un qualcosina. Sul rettilineo l'ho visto un pochettino più veloce, più performante. Sì, probabilmente ha un motore che riesce a spingere di più e erogare più potenza sul lungo. Samarani che ha fatto sta facendo un lago, un acquitrino, guarda! Come ti stavo dicendo prima, è volato! La distanza è così tanta che o ha una moto con 50 cavalli in più o ha messo delle gomme diverse. Dovremmo questo capirlo verso le penultime giri. Magari non è che l'usura e la performance di queste gomme possa crollare e decedere negli ultimi passi. Anche perché già lo è. Comunque sono mezzogiorno e mezza, quindi il sole è a picco e la pista si scalderà sempre. Fa un caldo pazzesco giro. Mentre Travagliati si trova alle spalle di Gasperini, sta cercando sempre di insidiarlo. È una bellissima sfida. Attenzione, perché non è che ha qualche problema a Ferrari, Ale. Perché l'ho visto comunque. Sembra proprio aver alzato. Ancora infilato. Per avere le gomme sporche. Perché. Infilato da due. Infilato due piloti. Che peccato. Stava dando. Era veramente una bellissima sfida. Per la decima posizione stava contenendo. È stato scavalcato da due moto. In questo caso ci vediamo con Felappi inquadrati al dodicesimo posto. Michael stava lottando per il decimo posto. Che gran peccato. Bellissima questa inquadratura dove scodano tutte quante le moto che si stanno dando veramente una gran battaglia. Intanto Gianluca, vedi già subito l'omogeneità della gara, perché hanno fatto già dei gruppi esatto, ben separati. Quindi, cioè, sembra quasi che corrano un po' per diversi obiettivi, sì, disparati, sì, a seconda della moto. Hanno anche diverse tipologie di moto e da questa parte qua lo si può intuire subito. Ricordiamo che è una categoria open dove ci sono diversi open, ma ci sono anche diverse STK. L'STK è quella che sta guidando ad esempio Giordano Travagliati, che stiamo seguendo in maniera abbastanza dettagliata, che sta dando vita. Che derapata, che bella scodata, sì, bello grande Giordano, che bella gara. Ancora un board con Michael. Vediamo se ha problemi. Sì, sembra quasi che si sia ripreso. È vero. È andato sotto l'avversario. Sta cercando di inquadrare nuovamente il proprio obiettivo. Lungo. Va lungo, guarda, lungo guarda, però guarda, sta guarda, studiando gli avversari. Abbiamo due traiettorie diverse. Bravo. È un modo bellissimo questa quadratura, perché ci permette di capire chi guida in una maniera, chi guida in un'altra. Esatto. E come affronta una curva. Che gran bel sorpasso. Lui apre molto, tiene lontano il cordolo per poi cercare di aprire alla fine. Per poi cercare di capire la fine. Qui siamo con Santi e di nuovo con Michael Ferrari, che si sta di nuovo facendo spazio, sta di nuovo cercando. L'ho passato. Sorpasso interno bellissimo da parte di Michael. Bravo, Michael. Un applauso, perché qui è stato bravissimo. Lo ha studiato, lo ha infilato Giordano Travagliati. Ale, sembra quasi che la molli la moto. Ma che gara sta facendo Giordano Travagliati? Guarda, è stato molto bravo, perché è entrato dentro e poi ha tenuto subito il cordolo. Con Michael Gasperini si stanno cristallizzando quelle posizioni. Mentre andiamo on board col numero 48 Torlaschi, che si trova e si aggira in ottava posizione, mentre eccolo qua Michael Ferrari che prova ad infilare sull'interno. Ce la fa. Qua è forte, va verso l'esterno. Bravo, bello, bellissimo, pulito. Bene. In modo che sembrava averne di più, Ale. Non poteva non potesse rispondergli. Esatto.
Che bella giocata da parte di Travagliati, che sembra però un po' aver mollato in questo nono giro. Giordano mi sembra che stia mollando in quarta posizione, alle spalle di Gasperini, mi sembra non averne più, o forse si è semplicemente accontentato di quella che è la quarta posizione. Quando siamo alle nono giro ultimato, tra un po' ci addentreremo nel decimo giro, mentre Samarani fa evidentemente uno sport a parte. Si stanno divertendo tanto, però. Sì. Mortali del gruppo Ducale. Probabilmente sta giocando tutto per tutto. E ci sta dando dentro. Vuole portare a casa il secondo posto. Sì, sicuramente. Il problema è che Samarani è troppo distante. Quindi Samarani sta veramente facendo uno sport da Gasperini e Travagliati. Che secondo me è l'obiettivo. Beh, Gasperini mi sembra che abbia anche lui mollato. Travagliati anche. Cioè, mi sembra che paradossalmente, seppur pensassi che in questi ultimi giri potesse esserci più bagarre, mi sembra che tanta bagarre non ce ne sarà negli ultimi giri. Ricordati anche che sono gli ultimi tre giri. Quindi. Grazie che me l'hai ricordato. Sei veramente un compagno importante. In questo momento. Ti stai vedendo anche il caffettino durante la gara? Corretto, Sambuca. negli ultimi questi tre giri si vedranno subito le gomme che fine faranno, se si squagliano o se terranno ancora. Quindi, però mi sembra che non abbiano avuto gran problemi questi ragazzi. No, assolutamente. Devo dirti che Dunlop su questi circuiti, che sono dei brevi e sono brevi, ma anche sono molto sono molto lavorati, molto 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 veloci. Lavorano molto bene. E Dunlop è una di quelle gomme che sulle alte e medie temperature riescono a tenere un ottimo grip. Samarani intanto pare che abbia doppiato anche qualche pilota. Sta veramente facendo un altro sport Samarani. 1.08 Ale 568. Un secondo di distacco rispetto a Mortali. È un martello Samarani in pista. Sta facendo una grande gara. E intanto ultima all'undicesimo giro, sta entrando nel dodicesimo, che è il penultimo giro della gara. Mentre anche qui Travagliati si trova a completare l'undicesimo giro, entriamo nel dodicesimo. Ricordiamo la classifica, Ale, con Samarani, Mortali, Gasparini, Travagliati, Fortunati, Lobartolo, Gioia, Ferrari, Torlaschi. Mamma, Michael, che rimonta ha fatto? Michael ha fatto veramente una gran rimonta. Sembra quasi straordinario che abbia sta volando, Ale. È un po' più dure, ma sta andando a insidiare Gioia. Ma che rimonta ha fatto Michael Ferrari? Parte, guarda che sta dando veramente, veramente dei gran tempi. No! Che sfortuna, Ale! Niente. E questo era il suo pezzo forte. Usciva leggermente, poi riapriva per dare gas e recuperava molto. No! Che peccato, un bor con Travagliati. Ferrari aveva fatto una rimontare meravigliosa. Sì. Li aveva scavalcati uno dietro l'altro. Che peccato per Michael. Speriamo che per gara 2 si riprenda. Speriamo sì, che possa trovare anche il setup con la moto. Mentre intanto Samarani sta tagliando l'ultimo giro. E adesso anche i meccanici. Chi ha salutato? Che deve fare ancora l'ultimo giro. Però, secondo me è andato un po' più piano. Perché vedo bene la sfida tra. Imperversa la sfida per il quarto e quinto posto. Sì. Li vedo belli pompati a mille. Travagliati ci farà divertire. Travagliati, eccolo qui, 600 stock, lo leggiamo nel riquadrino che ci stanno fornendo ultimamente in maniera ottimale i nostri ragazzi della regia di Condò. Che peccato, Ale. La caduta di Ferrari ha fatto una rimonta straordinaria, si trovava in insidiare Torlaschi, anzi Gioia, perdonami, aveva scavalcato Torlaschi, purtroppo è caduto lì dove lui dava il meglio di sé. Sì, è quel pezzo lì in cui dava veramente tutto e guadagnava tantissimi centesimi. Quindi devo dirti che... Peccato. Travagliati in quarta posizione vuole portare a termine questa grande, sontuosa gara, mentre andiamo on board con Samarani, che sta tra poco probabilmente tagliando il traguardo. Una gara in solitario, una gara alla Jorge Lorenzo. Tra l'altro, scusami Gianluca, col casco bianco, un pochettino da... tutti col casco colorato, invece lui no, niente, gira col casco bianco. Perché lui te l'ho detto, lui è l'immortale, lo chiameremo l'immortale. Sì. Eccolo qui, stacca il traguardo. Super Samarani, secondo Mortali, terzo Gasperini, quarto Travagliati in solitaria.